A questo approfondimento del telegiornale, dove vogliamo approfondire un tema che riguarderà quello che domani si svolgerà al comune di Minturno, ossia un consiglio comunale che avrà una direttiva fondamentale, quella sulla questione delle antenne. Noi abbiamo appunto il piacere di avere in studio Roberto Tartaglia, presidente del comitato cittadino No Ant Minturno. Approfondiamo insieme questo tema. Iniziaci a spiegare bene cos'è il comitato No Ant Minturno e come nasce. Il comitato è nato dalla volontà di un gruppo di cittadini, proprio alla notizia di questa installazione famosa dell'antenna di 36 metri a Scauri. Alla notizia di questa installazione, questo gruppo ha detto: cosa possiamo fare? Uniamoci e vediamo un po' se tutti insieme riusciamo a dire la nostra e in qualche modo, almeno non dico a opporci, ma a cercare di capirci. E allora abbiamo fatto un comitato specifico cittadino, perché è fatto da cittadini, l'assemblea decide tutto, e abbiamo iniziato questa strada che è molto lunga e difficile, perché non è una passeggiata, sicuramente. E abbiamo subito, prima cosa importante che abbiamo fatto è la richiesta all'ARPA di un monitoraggio della situazione dell'inquinamento elettromagnetico. Perché? Perché io spero che domani mi diranno che ho sbagliato. Ad oggi non è stato fatto mai una richiesta del genere e vorremmo capire la situazione come sta, per poi comunque confrontarla a quella che verrà dopo l'installazione dei 36 metri. E in più abbiamo chiesto al comune la documentazione relativa alle vecchie antenne presenti, a queste 36 metri e quelle future. E attendiamo un po' domani sera il Un consiglio. po' la paura vostra è che tutto questo possa essere, diciamo, rimanga un po' nascosto, come le Sì, altre noi antenne, una volta vogliamo piazzata. capirci, noi vogliamo capirci, perché 10 o 12 che già sono presenti sul territorio sembra un bel numero. Questa di 36 è la punta dell'iceberg, ma ci sono altre richieste di permessi. Per un territorio come Comune di Minturno, che non è così vasto, avere 20-22 antenne telefoniche, per la salute, per l'ambiente, a livello paesaggistico, tutto quello che vogliamo mettere, come lo vogliamo mettere. Ma bisogna capirci, ci vuole qua un punto per fermarci e dire che sta succedendo. Infatti, visto che la vostra iniziativa è rivolta soprattutto a tutelare la cittadinanza, chi appunto fosse interessato o perché magari si trova vicino ad un'antenna o perché vuole saperne di più o semplicemente dare una mano al Allora, comitato, come può ripeto, farlo? comitato cittadino, noi facciamo delle assemblee aperte a tutti. Cerchiamo di pubblicizzarle un po' su Facebook, poi quando riusciamo anche in altre vie, altri mezzi. E tutti possono essere presenti alle assemblee, stiamo cercando di coinvolgere più cittadinanza possibile, proprio con delle iscrizioni come promotori, perché è importante essere in tanti. Comunque ora la nostra piattaforma è Facebook, però stiamo cercando di crearcene anche altre. Ok, e domani, come abbiamo detto inizialmente, giovedì 24, lo seguirete anche in diretta su Telegolfo, c'è cioè il consiglio comunale, si parlerà di questa Sì, questione. Cosa ci si aspetta da questo consiglio? partendo che è un consiglio straordinario, che devo dire chiesto dalla maggioranza, ma se non lo facevano loro, noi eravamo pronti a chiederlo subito. Noi ci aspettiamo delle prime risposte a tutto questo silenzio, perché ad oggi, finché non scoppiava la bomba, antenna 36 metri, tutto taceva. Anche al momento della 36 metri, alla fine non se ne parlava, solo quando qualcuno ha fatto un po' scappare la cosa si è venuto a sapere. Domani sera ci dovrebbero dare le prime risposte, quelle più fondamentali. Noi vorremmo sapere quante ne sono, dove sono posizionate, quali sono sui territori comunali, dove vanno a finire i soldi, quali sono le altre in progetto, come funziona e come si sta posizionando il comune in riguardo alla 36 metri, cosa sta facendo. Noi lo vorremmo sapere, ma non noi comitati, noi cittadini per prima Sì, cosa. infatti, perché anche per fare un'indagine su quello che potrebbe essere il livello di Ecco, inquinamento noi, per la lo cittadinanza. ripeto, noi vorremmo essere smentiti domani sera. Forse lo sta facendo ora il Comune una richiesta all'ARPA per un monitoraggio, ma fino ad oggi nessuno l'ha fatto. Forse andava fatto anche prima.
Quindi sostanzialmente la chiarezza è quello che vi aspettate di più domani. Sì, noi vogliamo delle risposte domani, perché se non ce le daranno domani, noi andremo avanti sicuramente in modo parallelo al comune, però prenderemo anche noi delle strade ben precise. Voglio fare un appello. Sì. Dovete essere in tanti cittadini domani sera al Consiglio, perché solo con l'unione e con la forza il cittadino potrà dire la sua. Perché devono far capire, dobbiamo far capire a tutti che è salute, noi ci viviamo in questo paese, riguarda veramente tutti, non solo quelli che stanno sotto l'antenna o quelli accanto, tanto ce ne sono 12, fra un po' ne saranno 20, interessa tutti. Quindi per chiunque volesse contribuire appunto alla causa di cercare quantomeno risposte su quelle che saranno le antenne nel comune di Minturno, il comitato, lo ripetiamo, il comitato No Ant con il presidente Roberto Tartaglia, noi sui nostri canali seguiremo il consiglio comunale domani, giovedì 24, saremo in diretta e se è possibile ci rincontreremo, chiariremo Certo, a ulteriormente la disposizione. faccenda a tutti i nostri telespettatori.